Signori giudici, visto che c'è un altro processo, mi sembra corretto e doveroso nei confronti della Corte, di tutti i giudici, informarvi che chiaramente anche da parte dell'avvocato Romito, che me ne ha dato mandato, che noi nella mattinata di ieri abbiamo inviato una lettera che illustro e che deposito, chiedendone l'acquisizione, al Presidente della Repubblica. Signor Presidente della Repubblica, nella qualità di Presidente del CSM, Vicepresidente del CSM, Presidente della Commissione di Vigilanza RAI, Presidente della RAI e Presidente della Commissione Antimafia, in merito a quanto verificatosi il 4 gennaio ultimo scorso in occasione della trasmissione Report, affinché ognuno per quanto di competenza facciano le loro verifiche, i loro approfondimenti e prendano, se riterranno sussistenti i presupposti, le conseguenti determinazioni. A questa nota è allegata una memoria che, a titolo esemplificativo, perché se no non sarebbe stato possibile contenerla in una ventina di pagine, viene dato atto in maniera tale che le autorità destinatarie ne percepiscano immediatamente la rilevanza. Viene dato atto della ricostruzione della trasmissione su talune vicende, non tutte ma talune, le più importanti, o comunque a titolo esemplificativo, ripeto, e immediatamente dopo le smentite con indicazione dei documenti, delle testimonianze e delle sentenze, citando proprio questi elementi. Smentite alle ricostruzioni proposte che non sono state nel corso della trasmissione date, fornite, né dagli autori, né dal conduttore, né dagli intervistati. Si ritiene da parte nostra che tutto questo sia non accettabile, non tollerabile, perché la RAI è un'emittente pubblica, svolge un servizio pubblico e viene pagata con i soldi di tutti gli italiani. Ho terminato, grazie. Ci sono richieste a questa Corte in relazione? Di acquisire, chiaramente la invio per conoscenza a voi, perché è una nota che io deposito per conoscenza alla Corte. No.